Altre idee decorative per la serata e per la settimana di Halloween possono essere queste. Ad esempio, potete prendere una zucca e ovviamente intagliarla. Dovete fare gli occhi, il naso e la bocca. Di zucche ce ne sono tantissime, sia piccole che grandi, ed è bellissimo farlo con i bambini. Quindi la zucca intagliata. Oppure potete fare la mela caramellata. Io l'avevo fatta qualche anno fa. Se trovo la foto ve la metto. Un'altra idea decorativa, potete fare la mela caramellata, quindi dovete scegliere una bella mela rossa, magari che fa un po' biancanina. Non è di Halloween, ma fa niente. Una bella mela rossa, fate tutto il caramello e poi magari ci mettete anche dello zucchero colorato. E mi raccomando, quando togliete il picciolo della mela e mettete magari proprio un rametto secco del giardino, sarà molto molto decorativa. Un'altra idea decorativa potrebbe essere quella di, se avete l'orto e avete gli ultimi cavoli, prendete un cavolo, fate una decorazione, dovete metterlo all'interno di un vaso. All'interno di questo vaso abbiamo anche la mosca. All'interno di questo vaso dovete mettere acqua, un goccino di latte e un po' di colore verde, tipo della tempera verde o dell'Eucolin verde, insomma un colorante verde, anche quelli da cucina un verde, tanto qualche goccia, per far diventare il liquido, quindi il liquido diventerà opaco, un colore latte opaco, verde, con all'interno un cavolo oppure qualsiasi, non so, qualsiasi cosa avete nell'orto, magari delle foglie, anche non tutto il cavolo, un finocchio, una foglia della verza, e diventerà un po' come nei film di Frankenstein, un esperimento scientifico. Un'altra idea decorativa potrebbero essere i fiori. Che fiori coltivare in giardino o nell'orto o sul terrazzo? In versione macabra per appunto per ottobre, per Halloween. Vi consiglio l'alcea rosea. Ah, se andate a guardare i vari colori che ci sono, c'è un bordeaux, non lo so, sembra velluto, quasi come questa, bellissima, quasi come questa. E poi ci sono anche le cosmè color cioccolato, bellissime, anche quelle, cercatele. E ora facciamo il nostro bouquet.